Aspetta, dobbiamo andare all'asilo nido. Sono ancora troppo piccolo per andare all'asilo nido. Non ho fatto 2 anni. Ragazzi, la cicogna. No, scusa, ragazzi, il gabbiano mi è venuto a prendere. C'è un momento all'inizio della nostra vita in cui dobbiamo iniziare ad andare a scuola. È proprio quella scuola. Inizia con l'asilo nido. Ti fanno immaginare che sia qualcosa di bello e carino, e poi in realtà... Ragazzi, benvenuti su Daycare 2, dove noi saremo, se non si fosse capito, in un asilo nido. Quindi se incontriamo un po' di pannolini sporchi in giro, è tutto normale. Anzi, se non volete incontrare un pannolino sporco in giro, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un mega pollice in su. Iniziamo a giocare. Allora ragazzi, ve lo dico, io mi sono già messo le mani avanti. Sono un chess, va bene? Se dovete fare qualcosa di brutto, fatelo qua dentro. No, non buttate i pannolini sporchi per terra. Giochiamo, andiamo nel bus 2. Ragazzi, benvenuti, stiamo per andare all'asilo nido. Non sto assolutamente andando dentro il bus, davvero. Stai sicuro di aumentare il volume per un'esperienza migliore? Bella questa esperienza migliore. La mia professoressa mi darà tante di quelle sculacciate, perché sarà così, no? All'asilo nido, tante di quelle sculacciate, eh. Ragazzi, benvenuti all'asilo nido. Run. Guarda, siamo tutti bambini, guardate. Io sono un cesso portatile. Anzi no, guardate, so pure largo. Sono un wide chess. Intanto, se dovete, mi raccomando, avete portato i pannolini? Signora maestra, non mi dare sculacciate. Ehi, ciao a tutti, siete finalmente arrivati. Si chiami Sara? Sarà quel che sarà. Il mio nome è Sara e io sono veramente felice di darvi il benvenuto in questo nuovo asilo nido. No, mamma, voglio tornare a casa, basta, non voglio più andare a scuola. Dobbiamo andare dentro, perché c'è freddo fuori. Ragazzi, mi raccomando, occhio allo stomaco. Non andate a fare subito dopo pranzo, perché sennò poi mi incontrerete. Benvenuti dentro, sentitevi liberi di esplorare in giro. Oh, che bello, ragazzi. Abbiamo pure il Game Pass, dove possiamo comprare tipo un ombrello. Questo magico ombrello ti salverà dal prendere danno da potenziali tsunami. Oh, come tsunami? Che senso ha? Aspetta, da tempeste. Ma che senso ha? Scusa, cosa succederà in questo gioco? Ma ragazzi, come mi serve l'ombrello dalle eventuali tempeste? Ma che stiamo scherzando? Basta, lancia il dado. È uscito 5. 1, 2, 3, 4, 5. Guardate, sono il cesso di Putin. Ah no, volevo giocare. Uffa, perché non giochiamo un gioco di calcio? C'è, ci abbiamo Ronaldo. Che vuoi che facciamo con Ronaldo? Guardami, vediamo, spero tanto di essere insieme a Ronaldo. Sì. Ok, allora tu vai sull'attacco, io sto sulla porta. Pronti, partenza, via. Cacciate la palla, cacciate la palla. È mia. Sono un cesso fortissimo. Attenzione, non buttatevi, non buttatevi. Ragazzi, colpite, dai Ronaldo. Ronaldo, fai vedere che sei capace. Ronaldo, guarda, sono mamma mia, guarda che bravo. Guarda, la palla è mia. Attenzione, il cesso va in contropalla, in contropiede, si trova solo, pronto a lanciare in porta. Si deve spostare sulla destra, spostati sulla destra. Non ce la faccio, ragazzi, non posso, non riesco a tirare. Più forte. Oh, ci ho provato a fare il gol, non ce la faccio a fare il gol. Mi dispiace, Ronaldo. Abbiamo fame, anche io. Devo andare alla caffetteria per cenare. Ok, ok, ok. Cosa ti piacerebbe mangiare? Due minuti di applausi. Mangia, mangia la pepa porchetta con le patate. Mangia, mamma mia. Guardalo là. Questo era del Peppe Donald. Sta rinando qualcosa dalla televisione. Che sta succedendo, ragazzi? Andiamo a vedere. Ragazzi, c'è un allarme. La televisione, la televisione.
Devi guardare la televisione, ok? La sto guardando la televisione. Ci sono gli hacker che ci vogliono. 4, 3, 2. Breaking news! Ma no, ma mettete un episodio di Peppa Pig, siamo all'asilo nido. Ieri un asilo nido è stato attaccato da un grande mostro. Mamma mia! Ma che, quanto è brutto, c'ha le corna, è cornuto. Ah, il mostro ha un è i minion, c'è gli scagnozzi. Ma quanto è brutto. Secondo me è stato bocciato, ecco perché è così. State lontane da tutte le porte delle finestre e chiudete tutto. Guarda, abbiamo così tanta sfiga che proprio a noi ci deve capitare. È il mostro! Ma no, Ronaldo, ma che dici? Moriremo! E vabbè, ma allora tu proprio sei un gasotto, eh. Calmatevi, ragazzi, non dovete preoccuparvi. Calmati, Ronaldo, non ti preoccupare. Vincerà di nuovo la Champions. Dobbiamo ripristinare la potenza e l'energia e andrà tutto bene. Va bene, da dove la ripristino la potenza? Intanto, se voi avete bisogno di me, che cosa succede? Qualcuno ha sentito questo? Io l'ho sentito. Se avete bisogno di me, ragazzi, fate pure. Sento una puzza provenire da dentro i miei pantaloni. È sparito. Tre puntini. Ma che? Che significa? Questo non era un asilo nido! Che cosa sta succedendo? Mi sto andando sotto! Grazie! La cultura è importante! Utilizza la cultura! Utilizza la cultura! Beh, ma questa non è una cosa romantica! Adesso! Ragazzi, non so se ce la farò mai! Ma mi stanno seguendo! E mi stanno facendo male! Salta! Dove sono i cerotti? Ok, 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 hanno perso. Se ne sono andati. Oh, mamma! Sara, ma tu dov'eri, Sara? Cioè, devi stare con noi bambini. Dov'eri finita? Guarda, guarda, questa è morta per causa tua. Mica, il fratello brutto che ha avuto. Siamo stati attaccati, Sara. E tu dov'eri? Attaccati? Ah, certo. Cioè, tu non ci vuoi credere, vero? Dal mostro. Secondo me sei tu il mostro, Sara. Dimmi la verità. Ah, ragazzi, è stata la vostra fervida immaginazione. Picchiala, Ronaldo, picchiala. Non stiamo mentendo, è Dio che lo stiamo mentendo. Smettetela di giocare, di prendermi in giro, eh? E così è andata a lei. Ok, ok, dobbiamo andare a letto. Cioè, io non credo di poter andare a letto. Dobbiamo andare a dormire. Secondo me, ragazzi, qua ci finirà malissimo. All'angolino, vai. E speriamo che non ci attacchino. Mi sta venendo sonno. Porca miseria. Cosa... Questo gioco non è normale. Questo gioco è horror. No, sta staccando la corrente di nuovo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Venite al piano di sotto. No, non ti ascolto. Tu ci volevi fare morire. Ok, dobbiamo andare al piano di sotto per fare colazione. Ah, che bella colazione. Arrivo. Non finite tutti i pancake. Grazie, grazie. Che sta succedendo qua? Fa parte del gioco oppure è solo inquietante? Ragazzi, ci siete? Siete... Esplose il server! No! Ragazzi, abbiamo bisogno di parlare del mostro che abbiamo visto la scorsa notte. E quindi... una barretta di cioccolato! Dammela! Willy Wonka! E se è ancora qua? Noi moriremo qua! Non essere così pessimista! Voi ragazzi state parlando ancora del mostro? Eh sì, sì. Non essere così arrabbiata. Tu non manco l'hai visto il mostro. Noi sì. Il mostro è tornato. Ora ci credi? Wow. Non può essere. Cosa non può essere? Salvate i pancake. Salvate i pancake ora. Sì, ragazzi, guardate dove sono. Guardate dove sono. Invece è tutto reale. Io ho sentito dei passi.
che puro! È il mostro, lo so che è il mostro. Cercate di scappare. Zemago, tu che sei un mago, fai una magia, Zemago. Correte nell'ascensore. Cioè, la cosa più stupida che una persona può fare è andare proprio nell'ascensore con tutta l'elettricità che si stacca. Vabbè, siete dei geni del male, vero Sara? Quoziente intellettivo di un bradipo sopra un albero. Qualcuno preme il... Oh no. Oh, è il mostro. Cosa sta facendo? Una palla di energia. Perché era una Kamehameha arrangiata. Chi è l'intelligente che ha avuto l'idea di entrare qua dentro? Mi potete dire? Pare la faccia da OMG, aiutaci. Ha chiuso l'ascensore. Oh no. Non sono pronto! Non sono pronto! Non sono pronto per così tanto horror! No, 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 no! Siamo in un tunnel tutto rosso. Tutti state bene? State bene, ragazzi? Non vedo nulla! Non vedo nulla! Che cos'è questo posto? Questo posto è così spaventoso! Dobbiamo uscire fuori di qui! Ma dov'è Sara? Appunto, dov'è Sara? Io me ne sono accorto prima di voi! Inski! Inski, mamma mia! Forte e muscoloso Inski, però... È chiuso. L'ho sentito urlare. Che è successo? No! Pensavo di essere morto! Ragazzi, ma dove siamo? Minecraft! Problema risolto! È una foresta spaventosa. Ma... La pioggia è acida? Ma come la pioggia è acida? Ragazzi, la pioggia è acida! Ok, dentro il campeggio, ragazzi. Io non penso che la pioggia si stopperà molto prima. E quindi che dobbiamo fare? Ok. Ragazzi, sta storia si infittisce. Finalmente non c'è più... Non piove più. Finalmente quello del metodo ha azzeccato le previsioni. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura dove la diretta via era sbarrita. Ehi, guardate, c'è un'ascia. E prendila, no? Oh, ragazzi, finalmente siamo qua in un bel falò. È il momento di raccontarci i segreti di stato. Ok, sì, sì, ok, sì, insomma. Ah, devo recuperare vita al falò? Ma no, ma quello brucia. Bevi acqua. Stavo andando a fuoco. Oh! Porca miseria! Era un incubo. Ma come era un incubo? Ah no, non era un incubo. Niente, allora è esistito. Bene, dobbiamo andare via. Dobbiamo andare a cercare Sara. Ma sarebbe anche ora. E sarebbe anche ora. Guarda, io non mi fido molto del ponte, me ne vado dentro la caverna. Scegliamo questo passaggio. Certo che dopo l'asilo nido, a saper fare Boy Scout è tutto un altro conto. Ma io dico di no. Beh, col cavolo. Te lo puoi scordare il ponte. Andiamo nel tunnel. Guarda, c'è un tunnel là che porta alla città. Intelligenza. Forza, andiamo dentro. Entriamo, andiamo in città. Dai, siamo sopravvissuti. Ehi, ma cos'è questo posto? No, 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 no. Ragazzi, la mega spada. No, 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 no. No, no, la mega spada, ragazzi. Boss finale. Eccolo! Dobbiamo intrappolarlo! Ehi, lasciaci la pace da soli! Non ho più carta igienica! Mi è finita! E non vi aspettavo di trovarvi qua! Siamo deficienti! Siamo entrati nella terra del mostro! Così potrete vedere la performance del mio piano malvagio! Per corrompere la società! Allora vado a sedermi! Ha fatto esplodere il mondo? Ha corrotto la società! Tu eri sul mondo miserabile! Vergognati! L'unico modo è sconfiggere... certo, che ovvio, ovvio, devo per forza sconfiggere lui. La battaglia più grande che mai vista in questo mondo! Taglia le catene! Oh mamma mia! Aia! Ok. Zemago, che dobbiamo fare? Oh porcaccia la miseriaccia. Oh no. Salta sulla lava, salta. Salta sulla lava, salta.
Ok, brucio di meno ora. Pesce le catene. L'ho colpita, l'ho rotta, l'ho rotta. Ah, bisogna colpire solo le catene che ci indica. Veloce, una è fatta. Tu a destra, io a sinistra. Facciamogli vedere chi siamo. Un mago. E un gabinetto. Ed è uno. Tutte e due è andato giù. Abbiamo vinto. E vai, e vai. Dimmi di sì, ti prego. Esplodi in mille pezzi. Esploso, 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 esploso. Non corrompe più il mondo. L'abbiamo battuto. C'è piacere. E il mondo non fu più triste, ma fu felice, pieno di rose e linee. Io ballo la Idens. Fine. Non ho detto che si era innamorata del mostro. Forse era lei il mostro. Ok ragazzi, io direi che questo video sulla Asilo Nido Pauroso di Roblox lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto, c'è un sacco di pollici in su. Qua dal vostro Lorenzo è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao!